La Regione del Veneto ha approvato la proposta di declaratoria di calamità naturale a causa della diffusione eccezionale del granchio blu nell'annualità 2023. Questa decisione è stata presa in attesa dell'approvazione dei decreti ministeriali attuativi necessari per concedere gli aiuti emergenziali ai pescatori danneggiati. Una volta pubblicato il decreto ministeriale, le imprese colpite potranno richiedere indennizzi dal Fondo di solidarietà nazionale. Secondo Cristiano Corazzari, assessore regionale alla pesca, tutte le lagune venete sono state danneggiate dalla diffusione del granchio blu. La legge di bilancio 2023 ha esteso il Fondo Calamità Naturali anche al settore della pesca, proprio per far fronte a danni da eventi eccezionali come la diffusione di specie aliene invasive. Corazzari sottolinea l'importanza di accelerare i tempi per fornire aiuti immediati ai pescatori, poiché la stagione del granchio è imminente e il settore della venericoltura rischia di scomparire. La relazione tecnica individua le aree danneggiate, comprese le lagune venete e le fasce marittime antistanti il litorale. Nel 2023 sono stati commercializzati 428.000 kg di granchio blu nei mercati ittici del Veneto, a cui vanno aggiunti i quantitativi non commercializzabili pescati nelle lagune di Porto Tolle e nelle altre lagune. Le indagini evidenziano una grave mortalità delle vongole filippine nelle sacche del Canarin e di Scardovari, con il seme risultato assente o morto nelle aree nursery campionate. La situazione richiede interventi tempestivi e misure di sostegno per salvaguardare il settore ittico regionale e proteggere l'ambiente marino. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.